Ciao a tutti, un'altra passione che ho io sono le armi, ma calma, non come strumento di offesa, ma dal punto di vista del metallo che mi piace tanto e soprattutto dei meccanismi che le compongono. Io sono un tipo a cui non piace la guerra, anzi, anche se non sono un hippie, fate l'amore ma non fate la guerra. Quindi mi sono deciso anch'io a comprare un'arma. E ho il porto d'armi, insomma, vedremo tutti gli step che bisogna fare e ho deciso di prendere l'italianissima Beretta 98 FS. Andiamola a spacchettare insieme. Amici più esperti di me mi hanno consigliato di comprare quest'arma nuova, anche se si trovano degli ottimi usati, diciamo così, controllati, proprio perché appunto, conoscendo la mia passione, sapevano che l'avrei tenuta tutta la vita e quindi mi hanno consigliato questa soluzione qui. Questa è la scatola sua originale, c'è un imballaggio di cartone esterno, poi troviamo la valigetta rigida che poi andremo a vedere, vari sigilli e bolli di garanzia, il manualino sembra di comprare un cellulare, però è un attrezzo comunque serio e bisogna avere cura e attenzione nell'utilizzo, il manualino, e andiamo a vedere ancora più da vicino cosa c'è all'interno della valigetta. Ecco, questa è la sua originale, qui troviamo un lucchetto che pare quello di una graziella e poi vedremo a cosa serve un kit di pulizia originale della Beretta e un imballaggio di protezione, un tappo che non serve a nulla e un caricatore di riserva e l'oggetto del desiderio, la bellissima 98 FS. Ho deciso di acquistare la 98 proprio perché, essendo amante degli oggetti d'epoca, questo è un progetto che risale all'inizio più o meno degli anni 70. Non vi farò tutta la storia perché ci sono canali molto più avanti di me, vi consiglio Vlad Sparastoria. E insomma, a me piace perché la vediamo in tantissimi film, è un oggetto veramente affidabile, molto sicuro, lo andremo a vedere nel particolare, ha un'estetica veramente bellissima e poi, come ho detto, è tutto metallo, anni 70, acquistato un oggetto nuovo, però è come se avete acquistato un pezzo di storia antica. Andiamola a vedere più nel dettaglio. Non dimentichiamoci, come ho detto prima, che sono armi, sono oggetti pericolosi e quindi prima di maneggiarli bisogna ricordarsi delle regole di Cooper sulla sicurezza. Allora, un'arma va considerata carica fino a quando non ci si sincera che non lo sia. Cioè, come si esegue questa operazione? Allora, prima di tutto, dito fuori dal grilletto. Andiamo ad estrarre il caricatore che è privo di colpi e la scarrelliamo per controllare che all'interno non ci siano munizioni di nessun tipo. In questo momento, anche se il cane è armato, l'arma è praticamente un pezzo di ferro, è inerte, quindi la possiamo maneggiare in tutta sicurezza. Andiamo a vedere tutte le sue particolarità. Perché ho scelto quest'arma, oltre al fatto, insomma, che è un progetto degli anni 70 che è rimasto quasi invariato fino ad ora, ha un design bellissimo. Come vedete, è famosissima, è una pistola molto affidabile, ha tre tipi di sicure che poi andremo a vedere e poi ci sono tanti nottolini dove aggeggiare. Per me che sono un amante dei meccanismi è una cosa top. Quindi andiamo a vedere tutti i comandi e tutte le funzioni di quest'arma. La prima cosa di cui vi voglio parlare è che questa è un'arma che può sparare in doppia azione. Cosa significa? Vedete, in questo momento l'arma, diciamo così, è inerte, ha il cane diciamo, abbattuto, abbassato. Se io volessi sparare in questa condizione lo potrei fare, come vedete, perché se io vado a premere il grilletto vado anche ad armare il cane. Ora non procedo perché dopo vi dirò perché. Quindi questa è la doppia azione, cioè io in posizione di riposo del cane vado a premere il grilletto e diciamo così aziono anche il cane. Invece se volessi sparare in azione singola dovrei andare ad armare manualmente il cane, come vedete il grilletto è arretrato e diciamo così è molto più morbido, vedete, molto più morbido allo sgancio a differenza della doppia azione. Quindi questa è la singola azione.
caratteristica fondamentale. Allora, poi andiamo a vedere tutti i comandi. Allora, il pulsantino di sgancio, come abbiamo visto prima, può essere spostato per i tiratori mancini dall'altra parte. Non ci sono cose particolari da dire. Poi qui abbiamo la levetta della sicura. Anche questa è ambidestra o ambimancina, come dir si voglia. E su cosa insiste? Allora, se io l'aziono, il grilletto viene sganciato da tutto il meccanismo di armamento e di sgancio del cane, appunto. Inoltre ha un'altra funzione molto importante e utile. Se io avessi il cane, diciamo così, armato, quando vado ad azionare la sicura, oltre che a disattivarmi il grilletto, questa mi abbatte automaticamente il cane. E molti non si fidano di questa funzione qui, perché insomma, avere il colpo camerato e far fare lo scatto al cane, insomma, è una cosa, mi rendo conto, un po' particolare. Però andiamo a vedere perché è molto sicura. Perché all'interno, come vedete, del nottolino c'è un impulsore. Questo impulsore, quando io vado a ruotare, vedete la levetta, non si trova più in contatto con il cane. Quindi io posso disattivare e mettere in sicura l'arma senza nessun tipo di problema. E questo è molto utile, perché se io volessi, io sono un tiratore, però se fossi in una forza di polizia o nell'esercito e dovessi tenere l'arma in fondina con il colpo camerato, io lo posso fare tranquillamente, perché la sicura mi abbatte il cane e non c'è problema. Vedete, io se lo volessi anche riarmare, scatta senza andare a colpire il percussore, che poi andrebbe a colpire ovviamente l'innesco del proiettile. Quindi io la posso tenere in fondina con il colpo camerato, pronta all'uso, in completa sicurezza. Questa è una prima sicura. La seconda sicura, che spesso viene tralasciata, è proprio la durezza di attivazione della pistola, del grilletto, diciamo così, in doppia azione. Quindi è una sicura, insomma, molto importante, perché gli spari accidentali in doppia azione, diciamo così, sono quasi impossibili. È molto molto difficile, bisogna fare parecchi grammi di pressione, se non chili, per attivarla. Comunque è un'arma che uno se la sente parecchio in mano, ha un grip molto molto elevato con queste guancette. E quindi sono ottime caratteristiche. Un'altra sicura, come io spesso dico, è la mezza monta. Come vedete, io posso caricare il cane a mezza monta, e quindi anche con il colpo camerato e la sicura non messa, e comunque l'arma è in completa sicurezza, come vedete. Un'altra sicura che noi possiamo trovare è il blocco del percussore. Io adesso vado ad armare e vado a premere. Come vedete, questo nottolino, questa zeppa che viene su, si attiva solo quando, vedete, io premo a fondo il grilletto. E a cosa serve? Serve perché all'interno qui c'è un'altra asta, diciamo così, il percussore vero e proprio. Quindi se vi capita vi casca l'arma e vi picchia nel vivo di volata, cioè sulla punta, o comunque per inerzia cade in terra e attiva il percussore, ecco, questo non scatta proprio perché c'è una zeppa all'interno, diciamo così, che è questa che viene su, e viene liberata solo quando il grilletto è a fondo corsa. Ecco qua, vedete? Altro pulsantino interessante, questo è l'hold open, serve al momento in cui noi finiamo i colpi per tenere aperto il carrello, vedete? Per tenere l'arma scarrellata. Noi lo possiamo attivare manualmente, come ho fatto io in questo momento, oppure è attivato dopo l'esplosione dell'ultimo colpo dall'elevatore del caricatore. Ecco qua. Poi
Quest'arma, come vi dicevo prima, è molto molto affidabile e molto semplice come manutenzione, perché qui troviamo il chiavistello di sgancio. Come si fa a utilizzarlo? Di qua c'è un piccolo pulsantino, va premuto e noi vediamo, vedete, esce da questa parte e sgancia il chiavistello. Allora, per smontarlo è molto semplice: io tiro leggermente indietro il carrello per non forzare troppo, premo e sgancio. L'arma adesso è smontata. Questo è il fusto, appoggio il carrello da un'altra parte. Questo è il fusto, vedete all'interno tutti i meccanismi, qui c'è l'hold open. Qui invece troviamo la piccola levettina dell'eiettore, come si dice. Quando il proiettile viene preso dall'estrattore, preme qui e viene espulso dal carrello. Ecco, qui non c'è da vedere nulla di particolare. Ci sono i meccanismi, ecco qua, un fusto molto leggero in alluminio, quello che pesa è la canna e il carrello, eccolo qua. Proseguendo nello smontaggio, io come vi dicevo ho già sostituito la guida molla e l'ho messa in acciaio, e per smontare tutto il complesso dobbiamo premere leggermente la molla e accompagnarla fuori. La vado ad appoggiare da un'altra parte, poi per sganciare la canna bisogna premere il blocchetto oscillante e tirare fuori tutto. Come vedete, qui rimangono tutte le fresature del carrello. Io non la pulisco esageratamente a fondo perché un po' di, diciamo così, di ottone non importa. E quindi questo è l'altro particolare del carrello. Qui invece troviamo la canna con il tipico sgancio del blocchetto oscillante, vedete, ed è qui che avviene tutta la magia. Quest'arma è in 9x21, come vedete, vuol dire che il bossolo è lungo 21 mm e può portare una palla di 9 mm. Perché questa pistola appunto viene chiamata FS? FS in inglese vuol dire full security, cioè sicurezza completa, proprio perché ci sono tanti tipi di sicure che consentono appunto un utilizzo ovviamente sicuro dell'arma, un porto sicuro dell'arma, e soprattutto anche nell'utilizzo è un'arma che è stata migliorata, proprio perché, come vedete, questo spessore qui serve per bloccare l'arretramento del carrello. Vedete, qui c'è una piccola fresatura e serve per bloccare l'arretramento del carrello in caso di rottura del blocchetto oscillante, che purtroppo è un po' frequente in queste armi qui. E quindi, oltre che essere sicuro il porto, è sicuro anche l'utilizzo, dato che appunto è successo che qualcuno si ritrovasse il carrello nel viso. Rimontarla è altrettanto semplice. Questa, bisogna dirlo, è una pistola militare, quindi diciamo così, lo smontaggio da campo deve essere semplice, veloce e, diciamo così, facile, alla portata di tutti. Vedete, rimontarla è molto semplice, si fa a occhi chiusi. Andiamo a reinserire tutto, sentiamo e l'arma è nuovamente pronta. Perché io riaccompagno sempre il cane senza sparare, diciamo così, senza premere il grilletto? Per un semplice motivo: i meccanismi delle pistole, diversamente da quanto si pensi, sono molto delicati, e quindi, diciamo così, sparare in bianco, cioè senza munizioni, rischia di rovinare i meccanismi interni. Ecco perché io consiglio sempre, come vedete, un salvapercussore. Questo sembra un proiettile, diciamo così, ma non lo è.
Vediamo se ne recupero un altro che è un vero proiettile. Ecco, vedete, questo è un vero proiettile. Ha il corpo in, diciamo così, in ottone. Ha un innesco dove va a premere, a picchiare il percussore. Ha una palla, queste sono full metal jacket, cioè palle completamente ricoperte di altro metallo, mentre questo è appunto un salva percussore, ha le stesse dimensioni del proiettile, però è inerte, cioè è un fresato d'alluminio, come vedete, e la caratteristica è, come vedete, un percussore che ha dentro una molla. A cosa serve? Serve perché se noi lo andiamo a caricare in questa maniera qui e lo cameriamo, vedete, io lo faccio entrare dentro, noi possiamo sparare tranquillamente. Vedete, un'altra sicurezza è questa qui dell'estrattore, poi andremo a vedere cosa significa. Anche in questo momento l'arma, diciamo così, è sicura, proprio perché ci dice, con questo puntino rosso dell'estrattore, dice: guarda, l'arma è carica, ha un colpo camerato, e quindi anche visivamente e intuitivamente un'arma molto ben fatta. Comunque ritorniamo al salvapercussore. Il salvapercussore ci consente di sparare in bianco senza rompere le parti interne, senza usurarle, proprio perché quest'asta del percussore interno va a picchiare sulla mollettina e, diciamo così, fa il movimento che dovrebbe fare naturalmente, assorbe la molla tutto l'urto e niente va a rompere la parte interna o la va a usurare. Ecco qua, vedete, era l'ultimo colpo, quindi il levatore ha fatto il suo lavoro, ha alzato l'hold open e ha estratto, diciamo così, il proiettile. Appunto, la differenza fra estrattore e eiettore è questa. L'estrattore è un'unghia, diciamo così, vedete, io camero il colpo, è un'unghia che tira fuori il colpo dalla canna, mentre l'estrattore, mentre l'eiettore è, come abbiamo visto prima, quel pezzettino che serve per espellere il proiettile, il bossolo esausto dal carrello. Ecco tutto. Altra cosa importante per me, che sono un tiratore, le mire. Come vedete, ci sono c'è una mira fissa in fondo alla volata, diciamo così, in fondo al carrello, con un piccolo dot bianco. In alcune versioni lo troviamo anche fosforescente per sparare di notte, voglio vedere che si vede, comunque diciamo così. E poi dall'altra parte noi abbiamo altri due dot che poi dobbiamo far collimare, vedete, al momento dello sparo. Questa dovrebbe essere removibile, intercambiabile, se uno la volesse trasformare in un modello da tiro, ma essendo comunque una pistola, diciamo così, militare, a me è piaciuta così. Io odio i modelli da tiro, anche se sono un tiratore, e questa è una pistola, io l'ho provata, molto equilibrata, molto semplice e intuitiva da utilizzare, e essendo, diciamo così, appunto una pistola militare, è molto molto precisa. La potenza di fuoco è di 15 colpi, che non è poco, insomma, in un conflitto. Ora io devo sparare a un foglio di carta, va bene tutto, però in un conflitto, insomma, 15 colpi sono veramente un bel andare. Il caricamento, come abbiamo visto, è semplice. Ora io ho il proiettile, molto semplice, inseriamo, forziamo un po' l'elevatore e il primo colpo è entrato. Il secondo colpo, vediamo se trovo un altro proiettilino, eccolo qua. Io premo giù con il pollice, appoggio sopra il colpo e lo faccio scivolare. Anche il caricamento è molto semplice, la molla è relativamente morbida, e qui poi abbiamo tre dot, tre punti, che
che ci dicono via via che riempiamo il caricatore se abbiamo a disposizione 5, 10 o 15 colpi, ovviamente tutti 9 per 21. Scaricarla, come avete visto, è molto semplice, premiamo e eliminiamo i proiettili. Molto molto bella, vi consiglio di se volete iniziare, diciamo così, con questa passione, è una pistola, diciamo così, alla portata di tutti e dà veramente le sue soddisfazioni, oltre che essere bellissima. Ecco qua.